italiano all'industria potente Egal. Proclama il capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Baratta. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la lotta rivolta contro la sovracchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciature alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Una sera di settembre, l'Agnese, tornando a casa dal lavoro col mucchio di panni bagnati sulla carriola, incontrò un soldato nella cavedagna. Era un soldato giovane, piccolo e stracciato. Aveva le scarpe rotte e si vedevano le dita dei piedi sporche, color di fango. Ma aveva gli occhi chiari e lieti e le fece il saluto militare. Disse: «La guerra è finita! Io vado a casa! Sono tanti giorni che cammino!» L'Agnese si slegò il fazzoletto sotto il mento e aggiunse come se si ricordasse: «La guerra è finita, lo so!» Si sono tutti ubriacati l'altra sera quando la radio ha dato la notizia. «Io credo che i peggiori guai siano ancora da passare», disse improvvisamente, con la rassegnata incredulità dei poveri. Renata Viganò, dall'Agnese va a morire. Firenze, 14 settembre 1943, albergo La Fenicia. Mia piccola cara, oggi sono di fronte a questo dilemma. O presentarmi nel termine di 24 ore al comando territoriale di Firenze, che obbedisce ai tedeschi, o darmi alla macchia per mantenermi fedele al mio giuramento. Io scelgo la via dell'onore, anche se è la più ardua, anche se mi può portare alla fucilazione. In questo caos inestricabile, guai se perdiamo l'unica e ultima luce che può rischiarare il nostro cammino. Questa luce è l'Italia, che se anche per noi è stata soltanto un calvario, del quale io sono ormai vicino alla vetta, potrà un giorno essere la terra felice dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Ma questa loro futura possibilità dobbiamo essere noi a conquistarla. Franco De Gregorio. L'8 settembre mio padre era a casa dei suoceri, mio fratello a casa di amici. Io passeggiavo per caso sulla piazza principale di Treviso. Si era radunata una folla confusa e incerta. Corrono delle voci: «La pace! La pace!» Voci, ma nessuno ne sa niente. Tutto a un tratto un uomo compare a un balcone e urla: «Italiani! Una grande notizia! Armistizio! La guerra del fascismo è finita! Vendetta contro quelli che vi ci hanno trascinato!» La gente grida di gioia, i soldati si abbracciano, si corre per le strade, si canta. Io, tremante, tesissimo, mi precipito attraverso il dedalo delle viuzze sporche della città bassa e in 5 minuti sono a casa di nonno. Irrompo nella stanza in cui mio padre sta discutendo con alcuni amici. Grido: «Badoglio ha firmato l'armistizio!» Mio padre si alza in piedi, grave, senza inutili esplosioni di gioia. Si guardano tutti tra loro. È la guerra che comincia, la guerra vera per l'Italia vera. Bruno Trentin. 8 settembre 1943. Comincia il viaggio. Niente è più fermo. Tutto si muove. Molte le strade, nuova la vita. Ora si vede la meta da qui.
No.